Enzo De Luca, l'incontro è finito, con che sentimenti, come l'ha vissuto? Qualche notizia positiva, un pizzico di delusione per una soluzione che slitta ancora? Un pizzico di delusione, però la vedo quanto positiva la cosa, perché lo sviluppo dell'andamento della riunione, come è andato, diciamo, il trend ci ha riconvocato, ci sarà un tavolo nel quale sapremo la società da chi sarà formata, la NUC quale sarà. L'interessante è che il mantenimento delle unità lavorative ci sia, e uno sviluppo futuro per lo stabilimento lo vediamo. Diciamo, si parte da un dato di fatto. Un orizzonte un poco più sereno. Si parte da un dato di fatto, il governo ha detto vi riassumono tutti, e al di là della riassunzione questo garantisce il break even, quindi il pareggio di bilancio dello stabilimento. Poi non è detto che non ci possa essere un'espansione, quello che manca un po' è semplicemente il fatto che non c'è un piano del governo, un piano trasporti. Un piano trasporti che dava ossigeno diciamo, alla costruzione e quindi all'andamento positivo dello stabilimento. Giancarlo Giordano, appena finita la riunione al Mise, dopo quasi 3 ore di discussione, che sentimento ha provocato? Ma da una parte la condizione che va definendosi è quella di un impegno reale del governo, dall'altra di una confusione che un governo non si dovrebbe permettere, perché se si convoca un tavolo sulla mobilità si dice che è sulla mobilità, se invece si pensa, come ci è stato lasciato pensare, che è un tavolo sul piano industriale, sulla riattivazione dell'industria, è chiaro che la delusione è prevalente in questo momento. Siamo rinviati al 30, speriamo con un quadro più definito, con soluzioni più chiare e leggibili. Diciamo che la soluzione sembra sempre a portata di mano, adesso è distante 20 giorni, ma rischia di rimanere sempre lontana e mai afferrabile da parte dei lavoratori. No, la mia preoccupazione è che il governo abbia intenzione di presentare un pacchetto chiuso, diciamo così. Invece secondo me questa volta il governo e chi vorrà investire questa NUCO di cui non conosciamo gli attori si deve capire che debbono fare un piano industriale insieme ai lavoratori, insieme ai sindacati, perché hanno fatto una lotta durissima ed è giusto che siano coinvolti democraticamente nel futuro di un'azienda che rinasce con prospettive, speriamo, solide. Un primo risultato c'è, si evita la mobilità dal 15 di aprile. Sì, non c'era bisogno di questo tavolo, bastava invitare i sindacati, bastava invitare la regione che colpevolmente non c'era e bastava risolvere questo problema con l'azienda, come poi è stato fatto, anche se con qualche difficoltà.